Eccomi tornata. Ciao ragazze e ragazzi. Visino pulito. Mi preparo con voi. Oggi capelli raccolti. Chi sa, chi usa come me la coda del giorno dopo o dei 3 giorni. Dopo 3 giorni i capelli piastrati, sistemati, sono sempre lisci, ma poi cominciano ad andare per fatti loro e poi devo andare a fare il colore. E quindi andrò giovedì. Sono un po' arrossata perché ho fatto. Stranamente mi sono venuti bene questa volta. Ho tolto io i baffetti con le strisciette. Mi sembra che siano della Licia, sono molto buone. Speriamo che andandoci a mettere questi fondotinta che non conosciamo non succeda nulla. E vi ricordate che ho preso i vari fondotinta da provare su Shein, come nel video precedente? Ne proviamo uno, questo è quello matte. Long lasting, vabbè, è il sand, non so che nuance hanno, sembra il più chiaro, uso questo perché ancora posso mettere quello più chiaro perché se gli altri sono più scuri non vorrei creare, ma ripeto, possibile pure non riesco a metterlo perché non mi piace come colore, non va bene per la mia pelle. Lo apro con voi. Vediamo. Tanto lo vado ad applicare col dito. Ma c'è un'applicazione dentro. Tipo per un'applicazione veramente. Ho dimenticato una salviettina, un minuto, sono qua. Ok, vediamo che succede. Allora, diciamo che voi non lo vedete bene, io lo vedo. È arancione, è arancionato e a me quelli arancionati non mi piacciono. Io li preferisco col tono del beige. Mamma mia, aspettate che tampono un po'. Decisamente questo non credo sia il mio colore. Sapevo che avrebbe un po' bruciato qui. No, sembra arancione, oddio. Forse ho messo, no, pure troppo no. Sembra super abbronzata. O è scuro, ma erano indicati per chi ha il capello comunque scuro. Cioè, guardate la differenza. Si nota. C'è anche con l'orecchio. No, oddio. Ghostbusters. No, mi piace. Non riesco a vedermi. Come si fa? Dovrei. Non credo che io ne abbia messo tanto. Cioè c'è distacchissimo col collo. Non lo vedete? Sembra perfetto, ma invece è arancione. Vado un po' a tamponare. Tampono! Decisamente no. Possiamo eliminare questo colore. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ma neanche. Cioè, mi accento anche le occhiaie che non ho. Io non riesco a comprare fondotinta online, cioè i colori non li azzecco mai, però qui almeno ho fatto la furbata di aver preso dei campioncini e questo già lo scartiamo, cioè questo mi sembrava più chiaro, cioè, immaginate,
sand. Ah, di questo sand non l'ho preso. Ah, mi sono arrivati due uguali di questo. Meglio, va bene. Mi sembrava il più scuro dei tre, dall'immagine di fuori. Non oso immaginare gli altri che colore sono. Oddio. Ma non ci sono abituato. Settiamo, settiamo. Vediamo se possiamo fare miracolo, mi sa. Beh, no. Non metterò sicuramente terra. Intanto metto un po' della mia polvere dell'astra. Quella bianca. Vediamo se un po' mi schiarisco. Io già andrei a togliere tutto, ma siccome siamo in super ritardo, non podiamo, non puede. Mamma mia. Vabbè, poi ti tolgo e andrai dritto nel dimenticatoio. Basta anche la qualità. Sembro più vecchia. Questo colore mi rende vecchia. Comunque, 6 minuti e ancora ho messo solo il fondotinta perché sono scioccata. Va bene. Oggi vado di rosa. Ho portato con me anche questi colori. Vediamo un po'. Questi tonali Toto con sulla tonalità del rosa. Vediamo. Andiamo sul classico. Allora, dopo andrò a fare il colore, rifarò il colore nelle sopracciglia con la stessa tinta dei capelli che mi è venuto fantastico. Cioè, io per tutto il mese, 20 giorni, quelli che sono, non ho corretto le sopracciglia, ma oggi lo facciamo. Francesco, ricordatelo. Allora, prendo un marroncino, vado con questi, i miei soliti. Per fare l'ombra, ma oggi ci metto questo. Non metto quello più scuro, metto. Marroncino medio. Non è il mio solito scuro, perché voglio farlo più chiaro. Più chiaro. Magari gli occhi li facciamo un po' luminosi. Come si fa a capire? Boh, io secondo me fondotinta l'unica cosa è provarli. Poi la faccia più ciccosa. Sì, non ho messo tanto, no, ma non è questione di tanto, è questione di colore. Non si può guardare. Ma io posso uscire così. Poi ne prendo un altro e picchietto questo. Sto guardando quale. Picchiettare questo è troppo chiaro. Questo. Lo porto un po'. Tutta la palpebra. Ok, poi metto anche un po' di questo. Niente, gli shimmer capiamo bene che vanno con le dita. Non c'è alternativa. E prendo questo, che è questo qui. Molto chiaro.
ci piace, magari. Più che rosa sembra un po' lilla. Ero partita con il rosa. Stamattina sono stata in palestra, ho fatto il primo giorno di sala con la scheda. È un po' noiosina, però non posso fare solo zumba. Cioè, potrei, però per perdere un po' di pesino. Giorno 7, giovedì, c'ho il controllo da nutrizionista. Vediamo un po' che è successo. Vediamo un poco cosa è successo. Poi prendo. Questo è troppo glitterato, sì. Vorrei prendere un po' di questo. Vediamo scrive. Sfumo un po' quella. Nella piega dell'occhio avevo messo lo scuro. Metto un po' di questo lillino per togliere lo stacco di quello shimmer. Uso questo lillino così schiarisco ulteriormente. Poi, sempre con questo, ormai tanto, picchiettiamo un po' di questo bordo. Vediamo se col pennello si vede. Lo dobbiamo fare con le dita. Carino, carino. Ce lo picchiettiamo anche dall'altra parte. Perché ho sempre la sensazione che qui si veda, ma come se non ce ne fosse in questa piega. Ok. E vanno benissimo così. Aspettate che devo guardare senza. Sembra luce. Senza luce. Oh, non lo posso vedere questo coso messo qua davanti. Andiamo a mettere la 106 di Kiko. No, la 16. Che pensavo meglio. Un po' sbava. Ah, devo fare una cosa. Metto sotto. Tirata dietro tutto. Un po' di marroncino. Un po' di caffè latte qua sotto. Che è troppo chiaro? Mettiamo un pizzico di quello più scuro. Prima quello chiaro. Un pizzichino di quello scuro. Sempre stiamo parlando, metto questo giù.
sfumare un po' di più. Andiamo di matita, già ve l'avevo fatta vedere. Così sottile, non la carichiamo ancora di più. Un pochino all'attaccatura. Oggi è che ci sono, provo il blush con quella profumazione che non mi piace, però la voglio provare. Possibile che non, che sia soltanto una mia impressione, dato che già abbiamo messo questo fondotinta che non mi piace. Appiccicaticcio si è tolto, ma il colore non sembra, ve lo giuro. Ma c'è un po' di distacco qua. No, no, per me è troppo. E poi, come si dice, si vede ancora di più la grana della pelle, tutta sgranata, non so. Ragazzi, stiamo parlando comunque di fondotinta che costano niente. Però anche quelli di Kiko spesso sono in offerta e comunque non mi fanno questo risultato. Però mai dire mai, proviamo anche gli altri. Ormai che ce li ho, li devo provare. E li proverò con voi. Allora, andiamo di mascara, Kiko, Maxi Volume. Oggi mi sa che lo faremo bello lungo perché ho perso solo 6 minuti per mettere e lamentarmi di quel fondotinta. Già siamo a 20 minuti e ancora non abbiamo finito. Dobbiamo farli un po' più brevini, questo è il trucco. Non vorrei annoiarvi. Giuro che quando non faccio il video ci sto. Non 20 minuti o 25. Che nel frattempo chiacchiero, mi fermo, vi faccio vedere il prodotto. Anzi, in questi giorni farò un video che mi ha chiesto una mia carissima iscritta al canale, sempre presente. Grazie, e grazie perché siamo 22. Spargete la voce. No, vabbè, dico. Massima libertà, tanto è un divertimento per me e per voi, quindi va bene così.
mi ha chiesto di fare i miei preferiti make-up del periodo, naturalmente di quello che io ho, perché ho fatto i preferiti del mese, lei mi ha chiesto perché non farlo solo sul make-up. Sì, lo faccio solo sul make-up, mettendo tutto quello che dalla base agli occhi e tutto il resto. Vi stupirò con effetti speciali. Dov'è questo coso? Non l'ho preso. No, non ci credo. No, lo dobbiamo provare insieme. Arrivo. Non ve ne andate. Un secondo. Non lo trovo, ma dove l'ho messo? Secondo voi l'ho portato? Io l'ho portato, ma non lo vedo proprio. Vedete me? Siccome io non lo vedo proprio, ho intenzione di dilungarmi. Quindi metterò un altro blush, metto questo, solo che questo mi faccio la tenebra, quindi mi metto questo. Ma pensavo, perché di là non c'è, quindi l'ho portato da qualche parte e l'avrò posato mentre faccio mille cose. Io mi preparo le cose per fare il video. Nel frattempo non lo trovo più. E io metto questo blush di Essence, che è rosato. Vediamo com'è. Come funziona con questo trucco. Ma ora mi tocca capire dov'è. Era dietro. No, non voglio caricare. Ci impiccico poco poco. Era dietro tutto il cofanetto. Ci metto poco poco. Sfumo sempre ormai con questo pennello che ho. Altrimenti fa la macchia. Non lo posso. Devo aver fatto acqua. Diciamo che già l'avevamo caricato noi abbastanza con quello di prima. Però, vedremo nei prossimi giorni. Lo riproveremo. Il colore mi piace tanto. È tardissimo, è super asciuga. Questo è nuovo, cioè quello di prima di Wycon, 100.000 anni, è finito. Tanto giovedì mi vado a rifare colorate. Questo è di Essence. Non so. Forse lo scovolino dell'altro era diverso e mi piaceva un po' di più. È troppo, quello era un po' più morbido, questo mi pare un po' più rigido. Me le separa. Anche qua per esempio. Però il colore ci siamo. Mi piace l'effetto scuro. E che fa? Dato che siamo a 25 minuti, non me lo metto la matita. No, queste matite.
Sono sempre della Essence. Come avete capito, il mio è un trucco low cost. Io mi faccio un bel contrasto con il mio lucidalabbra volumizzante della Essence. Questo è molto buono. Le matite sono un po' asciuttine. Suonano. Cerco di farlo amalgamare con la matita. Ecco, così mi piace il rossetto fatto così, senza carico, colorato, solo con la matita. Il lucidalabbra è rosa, leggermente iridescente, ed è il numero 104 Nude Mood. Piace, devo andare a prenderne uno in un'altra colorazione. Allora, questo è il trucco di oggi. Siamo a 28 minuti, ma perché abbiamo perso tempo con quel fondotinta? Allora, dalla camera non si vede e non si direbbe, ma io mi sento molto carica. Molto carica. Proveremo le altre colorazioni. Ciao, alla prossima!